Grazie. Io napoletano di origine, ma sono di Fiorentino, posso che la società di Firenze mi fa sempre piacere venire qui, è un pezzo d'Italia a cui sono legato, quindi Trento e di Bolzano, sono due realtà che quindi ho fatto. Spero anche che nel corso dell'intervento questa cosa riesca a emergere. Ci tenevo molto a essere presente e alcuni interventi, in particolare quello del dottor Zara sulla dimensione individuale nelle catastrofe storiche e poi l'intervento di poi Amilic sulla storia della speranza, cioè, anche sì, credo che abbiamo toccato un aspetto che credo che per la maggior parte di noi sia stato importante per chi ha vissuto quegli anni, quindi anche per le persone che hanno partecipato alla ricerca. Sicuramente, per me personalmente questa cosa è successa non solo in contatto con lo stipendio di tre giorni in Sarajevo, ma con gli eventi del 1995. Cioè in quel momento non ci fu solo il genocidio, il primo genocidio del terreno europeo con la fine della seconda guerra mondiale, ma fu manifesto e palese che tramontava un'idea, diciamo, per un altro termine, ingenua di un pacifismo a tutto il mondo. Poteva andare bene nel tempere degli anni 80 dove lottavamo contro il pericolo della meditazione militare ed eravamo in realtà più realisti della realpolitik, tanto. Preparando l'intervento mi era venuto in mente una parola che mi piace molto della lingua tedesca, che la parola è sempre molto sintetica, la parola è Hilberrecht, quindi salvare portandola dall'altra parte. Allora, qualcosa si è salvato in quegli anni lì ed è stato portato, come dire, dalla parte post-caduta del muro di Berlino, post-guerra fredda. E uno degli artifici di questo passaggio è stato Alexander Langer, per cui il nome si è salvato, però tanti di noi hanno rinunciato questo strano punto di spiegare delle cose che fanno. Io credo che noi abbiamo di fronte un compito storico simile. Noi viviamo attualmente una situazione che è abbastanza simile, direi io, alla fine della guerra fredda. Viviamo il crollo e la ridefinizione complessiva di un'architettura che era emersa dal colonialismo nel Medio Oriente. Questa è una cosa, cioè, la mia lettura della guerra attuale che si è in Iraq è che è assai più profonda di una semplice, tra virgolette, guerra civile, che è una rimessa in discussione completa di un modo che l'Occidente aveva esportato negli anni, come dire, negli anni alti, forti del colonialismo, che in qualche modo veniva direttamente realizzato. Paradossalmente, la guerra tra Israele e Palestina perde centralità in questi mesi. È una cosa curiosa. Cioè, diventa tu questa idea del califfato, tutti questi simboli, le persone decapitate, e cioè, proprio prende il centro del teatro, diciamo, politico di quella regione. Cioè, siamo di nuovo, credo io, di fronte a un passaggio epocale. E per fortuna però tante cose possiamo imparare. Allora per me una seconda parola importante è apprendimento. Vorrei chiedere a tutti voi, poi purtroppo non abbiamo il tempo di fare un esercizio che piace a me, quindi far parlare le persone che partecipano alle cose che faccio, vorrei chiedervi, ma cosa abbiamo, cosa avete, cosa abbiamo imparato? Quando quegli anni di guerra, quegli anni di attivismo, come siamo riusciti a cambiare, arricchiti? Oppure anche magari dei russi e frustrati, quel pezzo di persone che hanno detto quell'impegno lì poi non si è prodotto in attivismo, in partecipazione sul medio del potere, perché ciascuno di noi può rispondere a questa domanda in maniera diversa, però per me la dimensione dell'apprendimento è una dimensione centrale, anche parte del mio mestiere. L'apprendimento però non avviene soltanto a livello individuale. L'apprendimento avviene anche a livello organizzativo, culturale di una società e istituzionale. Allora mi viene da dire, se devo sintetizzare un po' le impressioni che mi è andato a sentire negli esiti della ricerca, è quello che io so quando mi guardo intorno, insieme insomma, ad altri attori, proviamo a fare un pochissimo che riusciamo a fare sulla istituzionalizzazione in Italia degli strumenti di gestione positiva civile del conflitto. L'apprendimento è avvenuto a livello individuale, siamo tanto maturati, abbiamo imparato tante cose, ho fatto tante amicizie, tante esperienze.
a livello di piccole comunità probabilmente ha ricordato molto, insomma io ho una certa familiarità con il progetto Trilor, anche la provincia di Trento, ho minimo di familiarità con l'osservatorio, con altri cose che sono quasi successe in territorio, ho abbastanza familiarità con la fondazione Alexander Langenstiftung, che ha un meritorio rapporto di diversi anni nel territorio di Stevenson. Allora, a livello organizzativo di comunità probabilmente avremo tanto, no? Siamo abbastanza naturali. Là dove veramente non abbiamo fatto i passi avanti, e questo è abbastanza sconfortante, se devo usare un aggettivo, è a livello istituzionale, diciamo più macro, in particolare nelle istituzioni che abbiamo, il Ministero degli Esteri, la cooperazione italiana, eccetera, eccetera. Là temo che non siamo riusciti a capitalizzare, e quindi condivido questa questione d'uscita, occasione persa di quegli anni, non siamo riusciti a caratterizzare una ricchezza di esperienze che si sono fatte sul territorio. Questo è estremamente grave perché la storia non aspetta. Se voi, siccome io mi occupo di queste cose da un pochino di anni, quindi ho fatto un dottorato sulla città di Mosta, costruendo amicizie, costruendo un percorso personale di maturazione, a contatto con gli attivisti locali, ho fatto tra il 98 e il 2002. Quindi è dalla fine anni 90 che ho questi temi. Io ho familiarità col sistema tedesco, col sistema del Regno Unito, e un po' con quello che succede a livello internazionale. In sostanza è un po' come Achille e la tartaruga, cioè noi siamo la tartaruga, e Achille ha già fatto due volte il giro del pianeta in qualche modo. Siamo estremamente indietro, d'altro canto portiamo tutta una serie di ricchezze che nell'esperienza post, insomma, dello spazio post-jugoslavo si vedono molto bene. Quindi abbiamo delle cose da dare. Arrivo a una terza parola che in questo periodo va abbastanza di moda tra chi studia il peacebuilding, i processi di peacebuilding, l'ibridazione, hybridity, e cioè l'osservazione che negli anni, a partire dalla fine della guerra fredda, l'esplosione dei conflitti locali, poi la loro gestione faticosa, lo spazio post-sovietico, lo spazio post-jugoslavo, l'Africa, magari. Negli anni la cosiddetta comunità internazionale ha tirato su una serie di strumenti di intervento, tutti conoscono i peacekeeping militari, ma sono diversi altri, e ha costruito una sorta di codice di riferimento, diritti umani in base, diritti civili, economia libera di mercato, partecipazione, liberazione, eccetera, eccetera. C'è una sorta di blueprint di struttura che le agenzie internazionali usano i processi di pace. Allora, la cosa interessante è che poi, declinando tutte queste cose, i diritti umani, i diritti civili, eccetera, eccetera, nella realtà locale ne emergono processi sempre diversi. Quindi non è che c'è il codice internazionale dei diritti umani che poi viene applicato uno a uno, ma diventa anche quello in qualche modo un'area di conflitto. Cioè l'idea che chi interviene dall'esterno ha le grandi istituzioni, Nazioni Unite, OSCE, Unione Europea, eccetera, e le società che sono al loro interno divise in guerra, come loro poi recepiscono questa normazione da parte degli attori esterni. Bene, questo è un aspetto della storia che è abbastanza interessante, no? Si potrebbe dire, il modo di leggerlo è, no? I bravi internazionali vengono con le norme di civiltà e i cattivi criminali si resistono. Chiaramente è ovvio che è una lettura unidimensionale. Quindi va e viene esplorato in questi anni dai colleghi che si occupano di queste cose, l'intrecciarsi, l'ibridazione tra il locale e il cosmopolita, il globale. Questo è un aspetto, però una cosa che mi preme sottolineare è la ricchezza dell'esperienza di Jugoslavia, secondo me è paradigmatica in questo senso, cioè che in realtà non c'è un solo modo di intervenire nel conflitto, di interloquire con la violenza e i processi di ricostruzione sociale dopo la violenza, e che l'Italia ha un suo modo molto specifico e nella storia dell'intreccio tra la società civile italiana e la società sullo slavo durante la guerra civile, le guerre civili e successivamente, si è presentato in tutta la sua ricchezza, cioè non esiste soltanto una comunità internazionale, esistono tanti attori diversi della comunità internazionale. Se voi avete seguito ora la storia degli ultimi mesi dei tentativi di intervento, delle retoriche dell'intervento sulla questione della guerra in Ucraina, questo tragico buco nero, io questo non sono convintissimo, arrivo a pensare che ci sia un'idea di meglio non parlarne di questa cosa, perché altrimenti
insomma, siete troppo destabilizzante, non so se dire. Addirittura se guardate le grandi organizzazioni internazionali, prendete la NATO, prendete l'OSCE, erano due retoriche, due modi di intervenire completamente. Quando l'OSCE riesce a mettere a segno un grosso successo, ossia il processo di Minsk, mette insieme non solo il governo ucraino e quello russo, no, mette insieme anche i rappresentanti secessionisti, cosa che è complicatissima. E la NATO dice, la NATO, se non sbaglio anche l'Ediation, allora rappresentante dell'Europa, cioè no, quello è un processo che va stoppato. È stata l'unica cosa positiva in quasi un anno di guerra che ha contribuito all'escalation del conflitto che ha fatto più di 3.000 morti. Allora vedete che gli attori internazionali hanno delle repertorie di azione, anche delle retoriche, anche degli obiettivi molto diversi tra loro. E potrebbe essere interessante se per questa vista un singolo paese, la Germania, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, che tipo di repertoriazione possono mettere in campo. Allora, un'ibridazione non soltanto per il fatto che ogni società è in conflitto diversa, ma anche perché ogni attore che interviene è diverso. Però chiaramente lì dobbiamo capitalizzare, capire meglio. Allora mi sembra che la ricerca fosse un po' orientata verso tutto l'autobiografia, no? Cosa mi è successo, come si è intersecato la vita personale, la professione, l'attivismo politico, eccetera, questa cosa qui, no? Gli impegni nei sociali. Mi piacerebbe molto, cioè credo che se dobbiamo lavorare, in parte sicuramente c'è, quindi va soltanto capitalizzato, uno studio sulle lezioni apprese in termini di capacità di intervento, di mediazione del conflitto, di interposizione, di aiuto umanitario che sia costruttivo e che non invece faccia più danno di quello che serve. Che sfide molto grosse. Ora voglio raccontare soltanto l'ultimo aneddoto, perché come sarebbe stato bello raccontarlo qui con voi su questo. Quando ho conosciuto Vesna Tercic, l'artista che ha vinto il premio Nobel alternativo del 2000, lei mi ha detto una cosa interessantissima, ha detto che l'inizio della guerra, cioè il conflitto, è iniziato molto prima della guerra, quando questa comunità, cioè una serie della carne, nasce molto prima dell'escalation, della vittoria nazionalista, eccetera. Però, quindi a metà del 90, questo modo. Questi qua della carne, di Klin, avessero bloccato la sua strada che collegava Zagara e Spagna. Questo blocco è durato mesi e nessuno, chiaramente non l'ha fatto di zero, però neanche gli attivisti fascisti, ecologisti, le femministe di Zagabria hanno preso avanti la sonda della Cina, chiedendo scusate, ma perché? Estremamente difficile interloquire con chi è molto diverso da noi. Ed è chiaro che un contadino serbo lontanato, in un posto come Cina, e qui c'è il passato, lo sa, cioè completamente diverso da una città cosmopolita, vivace, culturalmente non sofisticata come Zagabria. Però il problema è, io devo andare con la Cina, devo confrontare con quello che è molto diverso da me. Io credo che noi italiani ci siamo riusciti nel pezzo dei movimenti sociali che si è speso in ex Jugoslavia fino a un certo punto. Cioè, siamo riusciti a fare tanto di questo e da lì dobbiamo in qualche modo ripartire, capire meglio come si fa. Non siamo andati nel Donbass, perché non siamo andati nel Donetsk? Io non ho questo, io so che io ho la figlia piccola, non posso andare, cioè anche un loro. Però mi chiedo perché la società civile 15 anni fa riusciva a mettere in campo quel tipo di azioni e oggi dobbiamo vedere il ministro Mogherini che va a Kiev, va a Mosca con l'aereo e non sappiamo che cosa ha fatto, che tipo di processi intendeva mettere in campo, o se non intendeva mettere in campo processi politici, allora perché deve andare a fare una foto opportuna tra due paesi in guerra? Io credo che abbiamo fatto molto in quegli anni, negli anni 90, molto si sia perso, però dobbiamo raccogliere il filo. L'ultimissima parola che vi lascio è l'infrastruttura per la pace. L'idea è che il singolo paese si deve dotare di uno strumenti politici, istituzionali, burocratici, amministrativi, anche sull'accesso di risorse culturali, ricerche, tutti insieme fare il sistema per aumentare la capacità di incidere sui singoli conflitti. La cosa che si chiama pacifismo, diciamo costruttivo, non soltanto ideologico di facciata. Io credo che abbiamo delle carte.